Legge, però parliamo della giustizia e mettiamo insieme questa riorganizzazione del Ministero e indirizzi con il disegno di legge anticorruzione, con le norme sulla prescrizione e dunque l'opinione del Movimento 5 Stelle. Le nostre perplessità sono legate allo spacchettamento. Noi abbiamo visto troppo il governo dare con una mano e togliere con l'altra. Allora, se da un lato possiamo anche apprezzare sul disegno di legge in discussione al Senato quello che finora abbiamo visto, siamo molto preoccupati dalla combinazione rispetto alle norme sulla prescrizione, all'assenza di alcune norme per noi importanti rispetto al falso in bilancio e poi alcune misure che erano state annunciate e non sono state inspiegabilmente o forse spiegabilmente poi mantenute, come per esempio il DASPO, l'interdizione dei pubblici uffici per i politici corrotti. Ecco, noi dobbiamo fare molta attenzione a non farci abbagliare da delle dichiarazioni o delle norme magari di per sé positive, ma poi disattivate da altre norme che incidono pesantemente poi sulla possibilità di accertare i reati, di perseguirli e sulla certezza della pena. Stiamo parlando di corruzione. È forse la grande guerra che noi oggi abbiamo da vincere nella pubblica amministrazione, nella politica e per la salvezza di questo paese. Quindi non sono ammessi tentennamenti, ogni indietreggiamento anche di un solo metro è complicità politica. Grazie Andrea, inizia lei. Noi da 20 anni aspettiamo misure per l'impresa, la defiscalizzazione, la semplificazione burocratica, per il sostegno al reddito. Stiamo aspettando da 20 anni, finalmente delle leggi fatte per i cittadini e non per Silvio Berlusconi. Purtroppo, io devo dire, il tema dei diritti umani oggi non può appassionare i cittadini come dovrebbe, perché loro vedono per esempio quello che è stato già fatto sul voto di scambio politico-mafioso. Sono state inasprite le pene, poi si è reso di fatto impossibile dimostrarlo. Ecco perché io credo che da questo punto di vista o il governo mette in campo una collaborazione con tutte le forze, ci si concentri sulle priorità e diamo una via prioritaria, velocissima, all'iter di tutte le leggi, compresa questa anche sulle unioni civili, oppure noi stiamo facendo un'operazione di maquillage, proponendo semplicemente delle misure di estetica, delle misure che possono ingraziare l'elettorato da un certo punto di vista, ma senza affrontare poi i problemi drammatici di un paese che vede dipendenti e imprenditori suicidarsi perché hanno continuamente il peso su di sé, un accanimento della macchina dello Stato e invece il livello politico sempre protetto e tutelato. Endrizzi, non posso non chiederle del fotomontaggio sul blog di Beppe Grillo, in cui viene paragonato Renzi a Lubitz, insomma il copilota che ha portato 150 persone a morire in Francia, nell'Alta Provenza, qualche giorno fa. Ci sono state critiche sulla rete, anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Ci farà schiantare, dice Grillo. Lei come commenta le parole del leader del suo movimento? Io dico che il potere è nelle regole, non può stare nelle mani di una persona sola. Noi abbiamo visto quanti morti, quante devastazioni ha comportato il ventennio fascista, in cui una persona ha avuto la possibilità di decidere di fare e disfare, di portarci in guerra, di portarci al tracollo economico. Ora noi abbiamo un sistema di riforme costituzionali, la legge elettorale, riforme della pubblica amministrazione che stanno accentrando tutti i poteri, con il rischio di trovarci un segretario di partito in grado di nominare a sua discrezione un Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore di Magistratura, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, facendo praticamente un Però filotto mi scusi e Andrizzi, avendo nelle mani il destino di una nazione. Noi questo non lo possiamo permettere. Io le E devo che chiedere, sia io capisco il suo l'intenzione di ragionamento. Matteo Renzi, ma nessuno può avere in Italia un potere così concentrato. È pericoloso e lo abbiamo visto. La similitudine non vi deve scandalizzare, perché qui stiamo parlando di rischio che mette in pericolo la vita di milioni di cittadini.
Allora, a questo punto mi ha già risposto alla domanda, quindi lei condivide, oltre, visto che prima citava l'estetica, condivide oltre che nella sostanza, anche nella forma espressiva, dunque estetica, quel fotomontaggio? Mi dica solo sì o no, che devo far parlare poi Verini? Guardi, colleghiamolo con il post di ieri, dove Beppe diceva le parole non bastano più. Non sappiamo che cosa si può fare per scuotere le coscienze degli italiani. Noi dobbiamo trovare anche delle formule espressive che siano veramente forti e diano la misura del pericolo che stiamo correndo. Qui dobbiamo cercare di capire che la satira, che il sarcasmo sono forme amare di spiegazione al grande pubblico di pericoli veramente seri. Allora non la ringrazio. Si sta scherzando, si sta veramente cercando di